Hai finito di chattare con il tuo amante? Ricordati che c'è Buraghi che aspetta, eh? Se stessi chattando con un amante, il tuo primo pensiero sarebbe Buraghi? No, in effetti mi chiederei perché t'ho tirato fuori da San Vittore. Proprio non lo capisco. Forse perché qui c'è il dossier sul putaniere francese. Brava che sei. Questo è il nostro prossimo lavoro. Inizia a dargli un'occhiata. Buon lavoro. Quale sarà la posizione della banca centrale tedesca al G20 di Anversa? Das fragen Sie am besten den Gouverneur. Aber ich kann Ihnen vergewissern, dass es die bestmögliche sein wird. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Können Sie das erweitern? Etwas anderes als eine stahlfeste Allianz unserer beider Regierungen kann auch in dieser Angelegenheit nicht erwartet werden. Aber jetzt muss ich leider gehen. Danke. Entschuldigung, noch eine Frage. Ich möchte wissen, ob die Europäische Bank, ja? Cavaliere, ecco la chiavetta con le informazioni sul magnate francese che voleva farla fuori. Lei è una risorsa preziosa, avvocato Piazza. Le posso offrire qualcosa? Non lo so, un caffè, un succo d'arancia, un sigaro? Cavalier Buraghi, io la ringrazio, ma purtroppo devo scappare, un altro appuntamento. La capisco. Anch'io fino a qualche anno fa ero come lei. Un moto perpetuo. Lei comunque riceverà il bonifico per la sua consulenza, come pattuito. Buona giornata, avvocato. Buona giornata, cavaliere. Vedi, questi 100 milioni sono usciti dalla Minotauro e hanno iniziato a rimbalzare per mezzo mondo. Stanno cercando di renderli irrintracciabili prima di farli sparire in qualche paradiso fiscale. Questo sempre che qualcuno non li prenda prima. E tu? Tu riusciresti a farlo senza lasciare tracce? Tu dammi le coordinate di qualche conto sicuro e al resto ci penso io. Thank you.
A onde è Bill? A un dosime sordi! Onde l'hai, Abila? Non c'è nessuno. Izza a testa. Money. I money! Cos'è? E che ci fai qua, San Vittore? Ma mica hai sparato a quel gran cornuto del mio avvocato, eh? Io ho chiesto se potevo venirti a prendere io. Una cortesia tra colleghi. Ho fatto male. No, no, hai fatto benissimo. Oh, e non mi abbraccio. Oh. Il magnate francese è stato travolto da uno scandalo sessuale dopo che alcune sue compromettenti conversazioni online sono state divulgate dai media. L'imprenditore è raggiunto ultimamente alla ribalta delle cronache per il suo tentativo di scalata alla società di proprietà del cavalier Buraghi.
cerchi di convincermi. Ho già investito 50.000 euro in questa banca d'affari. Che devo fare? Fernando Piazza. Rocco Musso. Ah, abbraccio. Rocco. Oh, ma chi è questo? Ragazzi, vi presento Rocco Musco. Questo signore 40 anni fa ha ammazzato l'assassino di mio padre. È stato in galera fino a quando? Qualche giorno fa, no? Due giorni fa, se non sbaglio. Ma fa piacere che ti sei informato su di me. Io ho sempre portato un grande rispetto per tuo padre. Mio padre? Che tipo, ragazzi. Mio padre pensava di essere un grande uomo, no? Pensava di essere più furbo. In realtà era un coglione, una sorta di coglione, un fallito, una cosa del genere. Ma che dici? Che c'era? Un fallito, no? Ma che mi chiedi? Vabbè, Rocco, guarda, sono contento che mi hai visto, che sei venuto, adesso te ne puoi pure andare. Vabbè. Ma che stai dicendo? Dai, ciao, Rocco. Aspetta, guarda, scusa, sei stato in carcere. Ti pago il taxi, ti rimetto qua. Offro io. Ciao, addio, Rocco. Ciao. Sta fuori di testa. Papà, io ho fame. Senti, facciamo un patto. Se tu non dici niente a tua madre, ti porto al McDonald's. E ordini anche tu le P-Mill e io prendo i reali. E va bene, piccolo ricattatore. Dai, prendi il giubbino che fa freddo. Hai sentito della truffa alla Minotauro? Sì, ho sentito. Secondo me vogliono fottere l'assicurazione, sai? Già. Parli come uno che se ne intende. Di truffa? No, di fottere mica poco, però. Scusate, ma ho una signora che mi aspetta. E tu falla aspettare. Roberta Mercuri, l'esperta di computer, è stata una tua cliente qualche anno fa, vero? Oddio, sì, mi sembra di sì. È pirateria informatica, se non ricordo male. Ricordi bene. Sì? Sì. Ti scopre pure lei mentre spiate i cazzi degli altri. Cazzo dici? Perché cercate Roberta? Che da ragazza è brava, Ma i nostri da Carrussi lo sono di più, Ah sì? Già. Il punto è, zio, che tu puoi rubare alla Minotauro, alla Sirius Bank, e non immagini neanche quante altre, ma alla fine non cambia, perché tu i soldi li stai fregando sempre a noi. Aspetta, Simone, lascia stare, non mi mettere in mezzo a questa roba, io non ne voglio sapere niente. E se spariscono 100 milioni? E l'ultima persona che li ha presi lavora per il figlio di Ugo Piazza. Ma che lavora per il figlio di Ugo Piazza? Ho detto che la conosco, non che lavora per me. Oh, minchio! Ma l'ha capito quasi bimbe e respiri solamente perché abbiamo fatto controllare con dei cattivi, eh? Che l'ufficiale che hai nascosti per i soldi in Gesù. Mo, tu tieni 48 ore, compa. E ma ti porta l'hacker e ricendo Maleoni. E prima che mi scordo questa cosa, mi ha detto Don Vincenzo Scarvò di dirtela in persona. E mo va. Ah, ma ci vuoi andare culo, la signora tua, va? Thank you.
avanti. Buongiorno, dottore. Prego, si accomodi. Grazie. Allora, come procedono le indagini sul clan Corapi? Beh, nessuna novità, dottore. E la bella avvocatessa? Che dice? Chi incontra? Nessuno. Casa e tribunale. Se contatta qualcuno oltre ai suoi assistiti, lo fa con altri canali. Sì, commissario. Mai è il numero due dei Corapi. La sua Andrina muove miliardi, molti dei quali qua a Milano. E non lo fa di certo usando la telepatia. Come va con sua moglie? Stiamo trovando un accordo per l'affitto condiviso. Commissario, lei lo sa che sta per partire la riqualificazione delle aree dell'Expo? Sì. È un affare che vale miliardi. I politici vogliono da noi la certezza che questi affari vengano gestiti dalle forze imprenditoriali sane del paese. Perciò mi aspetto che non si faccia distrarre dalle sue beghe personali. No, dottore, non si preoccupi. Bene. Prego. Vada pure. Arrivederci. Arrivederci. E nessuno l'ha più vista, capito? Io l'ho cercata dappertutto, ma... M'ha fottuto, cazzo. A me che l'ho aiutata, l'ho tirata fuori di galera, l'ho difesa. Devi aiutarmi, Maya. Devi parlare con qualcuno, con qualche pezzo grosso, qualcuno che ti convinca che io non c'entro niente. Io non ti devo niente. Ma perché? Te lo sto chiedendo per favore. Questi vogliono ammazzarmi. Mi dispiace, ma non posso. Ma perché, cazzo? È tuo zio! Stai zitto. Con l'Iscarfo abbiamo una pace complicata. Non sarò io a far scorrere altro sangue. E allora che fai? Lasci ammazzare me? Non è un problema mio. Se davvero non hai preso tu quei soldi, trova questa Roberta. Se invece sei stato così coglione da rubarle, scavati la fossa. Commissario Valerio Di Leo. Cazzo! Si calmi, avvocato. Mi sembra che lei abbia dei problemi più impellenti da risolvere al momento. Ma di che parla che vuole da me? Evitarla. Noi siamo al servizio dei cittadini onesti come lei. Però i bravi cittadini devono darci una mano per permetterci di aiutarli. E che devo fare che vuole da me? Mi risulta che lei era in intimità con Maya Corapi. Avete convissuto per anni. Sì. Sì, è una storia vecchia, tempi dell'università, allora. Lo so. E so anche che il marito della Corapi ora è in carcere e ci resterà per molto tempo. E che lei è appena andato a farle visita. E allora? Semplice consulto tra avvocati, che vuol dire? E com'è andato il consulto? A me non me ne frega niente se 100 milioni li ha presi lei o se la sua amica hacker l'ha fottuta. Ma se non si lascia aiutare è un uomo morto. Che vuole in cambio? Deve riallacciare i suoi rapporti con Maya Corapi. Non mi sembra un sacrificio enorme. Diventi i miei occhi e i miei orecchi nel clan Corapi. E io lo terrò al sicuro dagli Scarfò. Abbiamo finito, posso andare? Per il momento. Ma ci pensi? E provi a restare vivo.
Ma che succede? Arrivavo, stronzo. Hai fatto bene a non chiamare la polizia. Quindi tu pensi che stessero cercando i 100 milioni? Sì, sì, mamma, te l'ho già detto, sì, è possibile. E questa Roberta? Se fosse facile l'avrei già trovata, no? Mi sembra di rivivere l'incubo, quello con tuo padre. Anche quello stronzo di Simone Scarfò ha messo in mezzo a mio padre. L'altra sera al locale è passato Rocco. E che cosa ha detto? Eh? Niente, è venuto, voleva abbracciarmi, voleva conoscere il figlio del grande Ugo Piazza. Lassero a fanculo tutte e due. Tu pensi che c'entri qualcosa con questa storia? E chi quel vecchio? Non saprà nemmeno come si accende un computer. E tu, Fernando? Sai come accendere un computer? No, così lo ammazzate, no! 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 Oh, sveglia. A onde abila? A onde sui sorte? Non lo so, te lo giuro, non lo so. Ah, no! La mamma è sempre la mamma. Fernando. Fernando, guarda. Dove sono i 100 milioni? Dove? Non lo so, vi state sbagliando, non lo so, ve lo giuro, ti prego. Cazzo! Ci rompisti tu, cazzo, Fernando. A pazienza finio. No! Zoccola! Winston Churchill diceva: il golf è il modo migliore per riuscire a rovinarsi una passeggiata. Vuole giocare, avvocato? No, grazie. Ma dimenticavo, lei è un uomo molto impegnato. Quindi vedrò di non farle perdere troppo tempo. So perché è venuto a trovarmi. Ma purtroppo non posso aiutarla. Si è già dimenticato che ho salvato la sua azienda? No, lo ricordo benissimo, anzi. Ricordo anche però che lei è stato lautamente ricompensato per questo. Ma per quello che lei mi vuole chiedere, il prezzo non esiste. Buona fortuna, avvocato. Io faccio il tifo per lei. E provi a restare vivo. Da quante anni non ti porto più? Sta zoccola. Tutte e due le gambe gli dovevano spezzare. Buono solo a chiedere. Come sta tuo zio? La gamba non lo lascio in pace. Ma a parte questo, bene. Mi ha chiesto di salutarti. Quando l'abbiamo combinata a San Vettore? Eravamo i primi a scopo scientifico. Se non fosse stato per te, sarebbe già morto. Ah, sciocchezze. Lui avrebbe fatto la stessa cosa per me. Ora però... Oh,
mi trovo costretto a chiedergli di restituirmi il favore. Oggi, 25 febbraio 1972, è stata una giornata di sangue per Milano. Un duplice efferato delitto si è consumato tra le pareti di un appartamento del centro. Una delle vittime è il pregiudicato Ugo Piazza, figura di spicco della malavita cittadina. Sembra che il movente del duplice omicidio sia riconducibile al furto di $300,000 che la polizia ha rinvenuto sul posto. Aspetta, aspetta, ti prego, ascoltami, vi sbagliate. A onde l'hai abile? Non lo so, non lo so, stanno cercando di fottere anche me, ti giuro che io non lo so. A onde l'hai abile? Aspetta, aspetta, posso spiegare tutto. Ti posso spiegare. Ti spiego tutto quanto, aspetta un attimo, ti prego. Da sta foto con Marrava. Questa grandissima zoccola. Da bambino la dovevamo ammazzare. Chi ce l'ha mandata? Non mi hanno fatto niente sapere quella che mandavo. Tanto non cangia niente. Sono tutti morti. Ste cose lorde che mi ammazza Dio. Ma ammazzo prima io. Mi scanno come un porco. Hanno gittato sangue. Idda. I suoi zii, i suoi nipoti, tutta razza di corapi. Voglio avere soddisfazione, non ci piscio sulla tomba. Vanno a sparire da faccia da terra, sti infami. E da bocaticchio, da due pagliacci, due pezzi di merda.
ci sciuppi volle che mi mani e ci zippo in te cannarini. Tra due delle endrine più potenti e sanguinarie è ripresa, più violenta che mai. Toronto, Mosca, ma anche Milano. Tre gli efferati omicidi avvenuti nelle ultime ore. Tutte le vittime sono legate a vario titolo ai clan Corapi o Scarfò. Questa carneficina certifica come l'andrangheta non sia più solo un fenomeno calabrese e neppure italiano. Siamo di fronte agli interessi economici di un impero criminale che fattura oltre 55 miliardi di euro l'anno. Sbrigati, somma equivalente al 4% del PIL italiano. Oggi a Roma, alla chiusura dei lavori per il bilaterale tra Italia e Germania, si respirava un clima di grande soddisfazione. Entrambe le delegazioni appaiono sicure di un proficuo esito del prossimo G20 di Anversa. Sottosegretario Gatti, a seguito di questa bilaterale, si ritiene soddisfatto dell'esito dell'incontro? Certamente. Italia e Germania porteranno avanti una posizione di reciproco interesse al G20 di Anversa. Dovevi essere qui un'ora e mezza fa. Hai ragione, ma sono stato trattenuto dal PM. Non li senti i telegiornali? Me ne frego dei telegiornali. Non ti permetterò di trattare lui come hai trattato me. Ecco, brava. Non facciamo pesare su di lui i nostri problemi. Così mi fai fare solo più tardi. Non t'azzardare a entrare. Ascoltami bene. Fallo ancora una volta, io ti giuro che vado dal giudice. E chiedo di toglierti l'affidamento condiviso. Tu provaci. Papà! Ehi, amore. Amore! Ci vediamo mercoledì. Scusa il ritardo. Andiamo. Bello. Non sto scherzando. Thank you.
Non ti sembrava il caso di avvisarmi, no? No. Tu non stai bene. Senti, quelle armi servono a una guerra iniziata per colpa tua. Quindi non rompere il cazzo. Ciao. Vieni, vieni. Ciao, zio. Maya. Ecco. Ma come stai? Ma non vorrei stare io. Come un topo zoppo, non vieni? Sempre amaro, ti piace? Sì. E tu? Amaro, anch'io. Dai, faccio io. Avvocato Piazza, io oggi dovevo andare a due funerali. Ora tu mi vuoi spiegare perché stiamo facendo sta cazzo di guerra? Oramai la condanna a morte è partuta, come a guerra. E solo la santa può fermare a tutti e due. Che cos'è la santa? La santa. Stai che... Lasciami sole. Proprio sto cornuto, Madonna, ma devi ammettere davanti all'occhio. Meno male che riuscito a stare. Di una femmina si fece puttere, minchia di una femmina. Piaceva l'idea che stavi con me un poco. Era l'unica cosa buona di sta cazzo di guerra. Zio, ma io resto qua. Milano ora non è sicura per me. E neppure Mosca. Ti fu una chiamata da santa. E tu devi andare in rappresentanza della nostra famiglia. Non si può dire di no a santa. Lo sai questo? State accorta di merdo si scarfò. A cura. Che io hai solo a te, lo sai? Eh? Brava. Papà, sono i cattivi quelli.
cattivi di tutti. Se non saprei, è un uomo complicato, sta attraversando un momento difficile. Lo terrò d'occhio. Sì. Va bene. La tua macchina? C'è davvero bisogno che te lo spieghi? Mi dici almeno dove stiamo andando? Anversa, la Santa si riunisce lì. Cos'è la Santa? Per quello che ti riguarda, vedila pure come un tribunale. Senza appello. We'll be right back.
Non avevi mai sparato, vero? Non te la sei cavata male, però. Sai? A te invece come cazzo hai fatto? Guarda qua. Sembra che tu ci sia abituata, sembra che tutti i giorni lo fai. Hai visto? Tu non stai bene. Non stai bene tu. Hai visto? Devo buttarmi in acqua io. Quando stavamo insieme non mi hai mai portato qui. Non saresti stato il benvenuto. La famiglia Corati. Ma non senti mai il bisogno di fare di testa tu? Ma io non ho scelte. Non l'ho mai avuta. Sì! Bella! Dimmi. No, ora non posso. Incontriamoci domattina. Dove? Va bene. Bella! Sì, bravo! Bello, così! Ad Anversa che succede? Come ci muoviamo? Un mio cliente ci darà una mano. Mi deve un favore. Lo sai che se non fosse per la tua famiglia saresti il miglior penalista di Milano? Lo so. Pure tuo fratello di stare tranquillo.
Dirò al PM che su di lui non ho trovato niente. Io non capisco perché ti sbatti tanto per questa maglia corabbi. Tanto quella dentro non te la fanno mettere. A me non frega un cazzo da arrestarla. Voglio solo che la guerra continui. Certo che sei uno sbirro strano, tu. Sono uno sbirro che si è stancato di perdere. Devo studiare. Divide et impera. Sai cosa vuol dire? I romani facevano in modo che i loro nemici si scontrassero fra loro, per indebolirli. Bravo, ed è esattamente quello che sto cercando di fare io. È l'unica possibilità che ho. Sei come Massimo decimo meridio. Io sono molto meglio di Massimo decimo meridio. Dai, preparo lo zaino. Ti porto da tua madre, è tardi. Mettilo. Ti porterà fortuna. Grazie. Mettimelo tu. E ci riesci a farli distruggere fra loro? Faccio del mio meglio. Sta puttana lo vuole portare alla santa. La facciamo arrivare. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Queste sono le chiavi del Quo Vadis, la mia barca migliore. Con queste in un paio d'ore è arrivata a destinazione. Perfetto. Pascal. Pascal sarebbe il vostro skipper, efficiente e discreto. E il mio zio vi farà avere quello che vi spetta. Non c'è fretta, avvocato, non c'è fretta. Di lei mi fido. Oggi ad Anversa si è riunito il G20, presenti tutte le maggiori potenze mondiali. La delegazione italiana e quella tedesca hanno da subito tenuto una linea comune, dimostrando che la sintonia ostentata nel recente bilaterale di Roma non era solo di facciata. Sarebbe piaciuto conoscere mio padre. Mia madre dice solo che era un criminale. Si sentiva il più furbo di tutti. Ed è per questo che l'hanno ammazzato. E non è la verità? Metà. Ce ne raccontano sempre solo metà. Quello che non mi ha detto è che è stata lei a tradirlo. Quando l'hai scoperto? 3 febbraio 1999. Sono rientrata a casa e tu stavi lì, pronta per partire, con la valigia chiusa.
Mi sono nemmeno accorta che ero sconvolto. Mi dispiace, ma era inutile girarci intorno. Perché me lo stai dicendo ora? Lo so. Magari non mi va di crepare con questo peso sullo stomaco. Vuoi? Oh no, grazie. C'è di nuovo camp. Dobbiamo essere quasi arrivati. Mi dici alla fine perché hai deciso di aiutarmi? Non l'ho deciso io. Me l'ha chiesto mio zio. Mi prendi per il culo? Quando era in carcere, Rocco Musco gli ha salvato la vita. Io sono ancora vivo grazie a quel vecchio. Non voleva che il figlio di Ugo Piazza facesse una brutta fine. Sembra che tuo padre ti protegga dall'alto. Sono stato io a dire a Roberta di rubare quei soldi, sai? Ma che cazzo dici? Sì. Stavamo spiando una finanziaria, era un lavoro come un altro, è capitata l'occasione. Lo sapevo che quei soldi fossero per Andrangheta. E ora dove sono? A questo dovresti chiederlo a lei. Un'altra donna della quale mi fidavo e che poi mi ha fottuto. Potreste mettere su un club. Io uccido per salvarti il culo. Ho sacrificato la vita di un uomo che per me è stato un padre per colpa tua, stronzo. E che dovevo fare, eh? Dovevo chiamargli e spiegargli scusati, l'ho preso io i soldi, ma adesso non so dove sono. Dovevi dirlo a me dovevi dirlo. E che cambiava? Non metterlo sul personale, stai qua solo perché te l'ha detto tuo zio. Fai schifo. Certo, 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 ti faccio schifo. Fanculo, vai. Sono arrivati. C'è qualcosa che non va. È una trappola, cazzo! Gira! Gira di là! Vieni! Vieni! Vieni!
Facciamo presto, va. Scafazzateli come sorge, sti merdosi. Thank you.
Buon vespro, società. Nel nome di Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini e Alfonso La Marmora, con parole d'umiltà formo la santa società. Ripetete appresso a me. Giuro. Giuro. Di rinnegare tutto fino alla settima generazione. Di rinnegare tutto fino alla settima generazione. Tutta la società criminale, fino ad oggi da me riconosciuta, per salvaguardare l'onore di questi saggi fratelli. Tutta la società criminale, riconosciuta da me fino ad oggi, per salvaguardare l'onore dei miei saggi fratelli. Fa vedere. Niente, è solo di striscio. Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini e Alfonso La Marmora. Faccio la mia votazione. Aspettate qua. Venite, vi aspetta. Noi vi convocammo a capo e mo parlamo. E voi facestevi tutto che gli occasione a Oporto. Sullo Oporto? A Milano? Da Russia? Fino un to' Canada se da gli fanno confusione. Con tutto rispetto, io e io diritto mo faccio. Pettore, pace all'anima sua. E soprattutto per i miei sordi. Che solo a Samuda ci dà la santa società. Mio zio vi manda i suoi saluti. Avrebbe voluto essere qui. Come avrebbe voluto essere al funerale dei suoi parenti.
Che dai per mia? Se io ti scrivi che stiglio, che avevo parra. Non le ho rubato io i soldi a Don Vincenzo. Le ho rubati una donna che lavorava per me. E uno come Mattia? Se faccio fottire una femmina. No? Mi fidavo di lei. Lavorava per me da molto tempo. Ah, e come faticava per te? Rubava informazioni che poi rivendevamo. Una sorta di hacker, era un genio del computer. Puro padre si fece scomparire una barca di soldi. E lo sangue ste sangue. Mio padre era un uomo furbo. Non li avrebbe mai rubati a voi. L'hanno ammazzato perché l'ha tradito una donna della quale si fidava. Quindi sì. Sì, avete ragione voi. Il sangue è sangue. Ma io quei soldi non li ho presi. Questa santa società ha sentito abbastanza. Siamo pronti. Troppe guerre non fanno bene all'affare. E che se andavamo con questi amici? Che se scomodare apposta, ma sono rassicurati. Sono affari miliardi. Che non danno sono disturbate. Affari che possono riparare ai torti e alle dolore. La santa società ha deciso che la guerra fra Corapi e Scarfò va a finire. Mo. Per aiutare le famiglie vostre a scordare tutti i rancori, vi concediamo il 10% in più su Pallaffari di Milano. E voi? Avete un decete o un giudice amico vostro, che aveva occhi riguardo pure per amici nuovi. Avvocato. La santa società ha deciso di lasciarti vivere a due condizioni. La prima, che ti metti a disposizione ogni volta che tu cerchiamo. E la seconda, è che aiuta la famiglia Scarfò a cercare già puttana e i soldi che si fotte io. Vedo la mia parola.
Posso entrare? Sei da solo? Sì. Sì, sì, prego, vieni, scusa. Bellissima vista. Ti fa male la spalla? È bello rivederti. Ti faccio un caffè? Sì. Volevo divorziare. Vado da mio zio a dirglielo. Il caffè lo prendi con lo zucchero o amaro? Vieni con me. Sì, ma non da tuo zio. Andiamo via, io e te ricominciamo, scappiamo. Io non scappo da nessuno. Non devo vergognarmi di niente. Ma che senso ha? Lo sai già come finirà. La tua famiglia non mi accetta, lo sai, non gli sono mai piaciuto, non gli piaccio. Devi piacere a me. Come stai? Passerà. Tu piuttosto, come stai? Bene, tutto risolto. Come? Un amico mi ha aiutato a risolvere l'equivoco. Rocco. Ho chiesto io a Rocco di darci una mano. Ti avrà raccontato tutto, vero? Diciamo che sei stata una buona madre. Grazie, amore. Grazie. Fossi lei, andrei a dare un'occhiata all'area industriale abbandonata di via Minerva. E lei chi è? Uno che le vuole aprire gli occhi. Il posto lo conosce bene, giusto? Lei è un poliziotto, vero? Il caffè glielo offro io. Buona giornata, avvocato. Grazie, commissario. Ma non andrò da nessuna parte. Lorenzo, ti va di fare una gita a Roma? Sì. Ti porto a visitare il Colosseo. Divide timpera? Divide timpera.
Potevi anche darmi una mano, eh? Io l'ho ammazzata. E tu la fai sparire. Fiffiti, fiffiti. E poi, scusa, non mi voglio sporcare di sangue il vestito buono. E mentre mezza Calabria mi stava addosso per ammazzarmi, tu dove stavi? Socio? È così che si impara. La prossima volta controllerai meglio perché devi fottere i soldi. Dai, ridi. Li abbiamo fottuti. Fottuti. Pure la mamma santissima, l'andrangheta abbiamo fottuto. Ugo Piazza, il cappello si sarebbe dovuto levare. Tuo padre si sarebbe dovuto levare il cappello. Arrivi, levati sta scopa che c'è nel culo, no? Non sei contento? Andiamo, va. Che c'è troppa puzza qua. Uguale a tuo padre, eh? Ti sei innamorato della cosacca? Eh? Non sono cazzi tuoi, Rocco. Che c'è? Ci vuoi dire la verità? No? Quello che è passato tuo padre non ti ha insegnato niente. Quella puttana che ti ha cresciuto non ti ha insegnato niente. Solo dalla testa di Rocco ti puoi fidare. Non capirebbe. Say